stanza di una settimana ci ritroviamo sempre qui presso l'oratorio Papa Giovanni Paolo II per continuare ecco la nostra iniziativa dedicata all'ospedale civile di Agropoli una settimana fa Abbiamo trattato il tema Ospedale di Agropoli, quale futuro. Questa sera insomma, abbiamo invitato altri gruppi politici per continuare a discutere del Presidio Agropolese. Eh, ci saranno gruppi politici, associazioni, comitati che eh, la scorsa volta insomma, non sono potuti intervenire a causa della mancanza di tempo. E dunque, eh, riflettori accesi sempre sul nostro. Eh, ospedale di Agropoli eh, per una discussione costruttiva e eh, sempre alla ricerca di soluzioni di varie problematiche. E diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Parto dalla mia destra il padrone di casa eh, Roberto Mutalipazzi, assessore al bilancio, benvenuto Roberto. Avvocato Giovanni Basile, candidato a sindaco per le prossime elezioni del comune di Agropoli, l'avvocato eh, Michele Spinelli eh, dell'associazione Orizzonte e l'esponente di Forza Italia, Mario Capo. Benvenuti, Benvenuti anche agli ospiti in sala. Bene, avevamo invitato anche il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che ci ha fatto sapere che non verrà, l'ex sindaco di Castellabbate, Costabile Spinelli, impegnato in un appuntamento a Salerno, l'ex vice sindaco di Agropoli Elvira Serra che purtroppo è influenzata, il direttore sanitario del Saluca di Vallo della Lucani, Adriano De Vita, nessuna risposta come la scorsa volta, il direttore generale dell'ASL di Salerno, Mario Iervolino, anche per eh, il direttore sanitario, insomma nessuna. Risposta. Abbiamo invitato come sempre anche i gruppi politici presenti in Consiglio comunale, sono assenti i capigruppo del PD di Agropoli Bene Comune, del PSI, l'ista Coppola e Agropoli Idea. Eh, invece sono presenti eh, i gruppi di eh, Agropoli Oltre, il, il Movimento 5 Stelle, Mario Pesca sta per arrivare mi ha eh, lasciato appena un messaggio, e eh, la Lega Gisella Botticchio. Grazie. C'è anche il dottor Emilio Malandrino, esponente di Forza Italia, che eh, interverrà sicuramente durante la nostra discussione. Bene, allora lanciamo subito la scheda iniziale prima di aprire la discussione con il resoconto del dibattito della scorsa puntata. Ospedale di Agropoli, quale futuro? Si è svolto lunedì 1 novembre alle ore 18.30 in diretta televisiva il programma organizzato dall'emittente Cilento Channel. Al focus sono stati invitati tre sindaci dei comuni più grandi del Cilento che fanno parte del Distretto 70, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il sindaco di Capaccio Pestumo Franco Alfieri, il sindaco di Castellabate Marco Rizzo, l'assessore alla sanità del comune di Agropoli dottoressa Rosa Lampasona. Inoltre sono stati invitati alla trasmissione anche il direttore dell'ASRA Salerno Mario Iervolino e il direttore sanitario del presidio ospedaliero Vallo Agropoli, Adriano De Vita, ma non hanno partecipato. L'obiettivo è stato quello di fare il bilancio sull'attività del nosocomio agropolese, come Covid-Hospital, sollecitare la sua naturale ricollocazione nella rete dell'emergenza-urgenza, individuare la strada da percorrere. Qualche cosa è accaduta per il presidio di Agropoli dal 2017, spiega Franco Alfieri. Nel nuovo piano approvato dalla direzione dell'ASL, Regione Campania e dal Ministero, il presidio rientra nella rete dell'emergenza perché vi sono sei posti di rianimazione. Abbiamo ascoltato il governatore che ha detto delle cose e dal 2015 in avanti, quando vi è stato un cambio, qualche cosa è accaduta. Siamo soddisfatti? No. Dobbiamo attendere che le cose che ci sono state dette debbano accadere? Sì. Lo vogliamo, certo, e staremo attenti che le cose accadano. Nel 2015 è stato riaperto il laboratorio eh, radiologia, nel 2017 è stato aperto il pronto soccorso, anche se non era nella rete delle emergenze con 20 posti letto Nel frattempo sono state attrezzate le sale operatorie del Wick Sargery. Abbiamo scelto e voluto che diventasse eh, Covid Hospital perché in questo, con questo. Innanzitutto servizio al territorio importante, si sarebbe attrezzato l'ospedale con la rianimazione, tante che nel nuovo piano approvato dalla direzione generale, dalla regione e dal Ministero, Agropoli rientra nella rete dell'emergenza perché vi sono sei posti di rianimazione che sono le attrezzature che sono state ottenute e oggi sono presenti con il Covid Hospital. Le cose non sono avvenute. Eh, ieri, perché siamo presidio Covid, però io dico non è che eh, cessa l'emergenza Covid, dobbiamo fare la gara per la rianimazione, la gara per le sale operazioni, sono già lì. E poiché noi siamo nel presidio ospedaliero Vallo Agropoli, una ridistribuzione del personale può consentire l'immediata eh, attivazione della rete dell'emergenza di Agropoli. Ad intervenire sulla tavica domanda che in tanti si chiedono dal 2017 ad oggi riguardo l'apertura del pronto soccorso e dei servizi annessi è stata la dottoressa Rosa Lampasona che ha chiarito dopo anni di silenzio e incertezze quello che oggi la struttura ha ottenuto. Oggi parliamo di oggi, cos'è l'ospedale di Agropoli oggi? È un pronto soccorso, non è un pronto soccorso, non è un pronto soccorso, è un primo soccorso. È inutile che parliamo di pronto soccorso. Ah. Allora chiariamoci, diciamo la verità. Bene. Va bene? Siamo qui per avere la verità, esatto. diciamola. Sono venuta qui perché voglio dire la verità, ok? Senza polemiche serie. Attualmente l'ospedale di Agropoli ha un primo soccorso, cosa che aveva già da quando è stato riaperto. Ci hanno ridato questo nel 2017, voi sapete bene come ha detto il sindaco Alfieri. Nel 2015 è stata riaperta la radiologia, il laboratorio, che non c'erano. 2017, primo soccorso. Non è, è poco, è pochissimo, non è niente. Però capiamo, se ci deve essere un pronto soccorso, pronto soccorso, ci devono essere i servizi alle spalle. Perché questo significa un primo soccorso, che è quello che c'è tuttora. È quello che può avere una struttura compatibile, come ha definito il Presidente del... Perché se io ho un pronto soccorso, devo avere alle spalle, alle spalle. Un'ortopedia, una chirurgia, una urologia, una cardiologia. Se arriva il paziente in Agropoli che non c'è reanimatore, non c'è cardiologo, non c'è chirurgo, non c'è ortopedico, non c'è niente. Cosa arriva a fare? Ad ammettere e soprattutto a sottolineare che il presidio ospedaliero di Agropoli ha delle reali criticità, è stato anche il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. Nessuno di noi è contento per tutte le criticità esistenti, ha detto. Quello che sta emergendo a me stasera è proprio il fatto che eh, ci sono una serie di carenze sicuramente, perché ogni sindaco rappresenta i diritti del cittadino. Questo credo che sia un fatto fuori dubbio, indiscusso. Tuttavia, eh, come sento già stasera, eh, sicuramente ci sono delle criticità. La dottoressa Lambasone le stava elencando eh, in maniera diretta, proprio perché lei vive questa realtà dell'ospedale della Quindi non dimentichiamo che dal 2015 sono fatte una serie di cose. Io proprio oggi leggevo il piano di riordine ospedaliero, Agropoli c'è nel piano di emergenza. È ovvio che qualcosa non ha funzionato in maniera totale. Noi ce lo dobbiamo dire, caro Gianni, perché? La pandemia purtroppo ha bloccato una serie di cose. Dunque è stato chiesto al primo cittadino di Agropoli di impegnarsi in prima persona, vista la sua carica importante di componente del Comitato dei Sindaci, che interloquiscono direttamente con il direttore generale dell'ASRA di Salerno Mario Iervolino, di far sottoscrivere un documento che possa attestare la validità dell'assegnazione dei sei posti letto di terapia intensiva che tanto potrebbero fare in futuro per la riattivazione completa del pronto soccorso. Allora, abbiamo avuto dei problemi con Iervolino, non è stato bene per un lungo periodo, ha avuto problemi seri, quindi non siamo riusciti ancora. Ci siamo messi una sola volta e abbiamo richiesto una, una convocazione. Purtroppo alcuni amministratori si sono dimessi, quindi siamo rimasti praticamente in tre: eh, da cinque siamo rimasti tre amministratori, altri due si sono dimessi. E quindi... Però eh, abbiamo appuntamento con Iervolino nelle, nelle prossime settimane, ma ripeto, gli incontri non sono stati possibili perché lui ha avuto dei problemi di salute. Però alla prima occasione certamente vi aggiornerò. Quindi ci sarà la possibilità magari nei prossimi giorni insomma, di contattarlo e di sì. incontrarlo. Bene, e questo è il rendiconto della scorsa settimana, abbiamo cercato di racchiudere in sei minuti un po' tutto quello che i nostri ospiti hanno detto. Direi di cominciare con Mario Capo perché dietro le quinte insomma, sorrideva spesso durante il servizio. Mario, spiegaci perché. Innanzitutto sorridiamo, buonasera a tutti. Sorridiamo veramente per non avvertire il peso di una tragedia perché io ascoltando le parole dell'assessore Lampasona che peraltro vive il presidio ospedaliero ogni giorno essendo lei medico in quel presidio le sottoscrivo al 100%, cioè parola per parola, il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli non esiste e c'è un piccolo problema che lì ci sta scritto pronto soccorso c'è un altro piccolo problema che il 10 maggio del 2017, in Pomba Magna, alla presenza del Presidente della Regione Campania, del Sindaco dell'epoca di Agropoli, credo della stessa Assessore Lampasona, veniva inaugurato letteralmente il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Quindi sorrido perché onestamente è una farsa, è una farsa che, si, che va in scena da circa dieci anni. Non voglio qui stasera fare polemiche, ma sono dieci anni che sono serviti a costruire campagne elettorali sull'ospedale del Comune di Agropoli. E invece la realtà vera è quella che ha detto l'assessore Lampasona, è che è sotto gli occhi di tutti. Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli non esiste, ciò che è stato inaugurato non lo è, è certificato che sia così, è un presidio che ha anche delle pericolosità per chi vi accede. E dirò di più, introducendo credo l'argomento anche della serata, secondo la mia visione delle cose, nel, ma non una visione come dire, ipotetica, non un'opinione, secondo la mia lettura degli atti, eh, ciò che è stato detto nella scorsa trasmissione a proposito del fatto che Agropoli sia entrato nella rete dell'emergenza. È un ulteriore equivoco che si aggiunge agli equivoci degli ultimi dieci anni. E quindi, questa che è diventata la commedia degli equivoci, io non voglio ripercorrere tutti gli equivoci del passato, ma almeno vorrei, se ne avrò occasione stasera, dare un contributo per evitare gli equivoci del futuro. Okay. Perché su questo credo che ci dobbiamo misurare tutti con serietà. Le cose di cui stiamo parlando. Ne sorridevo prima perché oggettivamente è veramente una commedia degli equivoci, però le cose di cui stiamo parlando sono molto, ma molto serie e non possiamo riderci e non possiamo scherzarci. Molto bene. Intervento stringato, come piace a me, subito le prime considerazioni un po' di tutti e poi magari entriamo nel merito. Raffaella, chi diamo la parola adesso? Allora, Giovanni Basile, che ricordiamo insomma negli anni si è speso tanto per la struttura ospedaliera eh, con un comitato e quindi Giovanni oggi sei qui per eh, insomma illustrarci il tuo pensiero anche in merito a quello che hanno detto i nostri amministratori eh, nella scorsa puntata. Beh, innanzitutto dico che cambiano gli attori ma la commedia è sempre la stessa. Eh, la, seconda, la seconda cosa che mi è venuta vedendo questo video è il Covid. O ha fatto morti o ha risuscitato delle persone. Eh, e quindi il fatto che oggi si parli di Covid come elemento eh, centrale per poter riattivare una struttura fa capire che non c'è programmazione. Eh, ci devono spiegare anche perché nel periodo pre-Covid o comunque ridosso del Covid Agropoli aveva la tipo, la terapia intensiva post-operatorica con delle persone che percepivano regolare stipendio quando le sale operatorie non sono mai entrate in funzione. Quindi quando ci vengono a dire che in sanità non ci sono i soldi non è assolutamente vero. I soldi vengono spesi in maniera sbagliata e la realtà agropolese certifica l'assenza di programmazione. Eh, abbiamo fatto diciamo, dei piccoli passi avanti ma sicuramente... Senza programmazione non si va da nessuna parte. Anche oggi parlare di eh, rianimazione, posti di rianimazione, eh, qua non parliamo di una ferramenta dove si dice abbiamo le lampadine, poi domani prendiamo le viti. Eh, avere dei posti di rianimazione con un pronto soccorso H24 che riceve i codici rossi senza avere i reparti collegati è una fesseria. È proprio una fesseria. Noi avevamo dei reparti collegati e molti non conoscono nemmeno la realtà del precedente ospedale, quello che è stato chiuso. Non tutto veniva trattato ad Agropoli perché in alcuni casi era una realtà dove alcune cose gravi, tipo parliamo del discorso cardiologico, l'emodinamica che non abbiamo mai avuto, le persone venivano, venivano stabilizzate e venivano portate presso altre strutture. Quindi oggi fare questo ragionamento a livello politico è quello più sbagliato possibile cioè di dire apro qualcosa per far vedere che qualcosa è aperto, ma in realtà non dà una risposta. Quando noi abbiamo sempre chiesto e stiamo chiedendo un, un rientro nella rete di emergenza, noi non lo vogliamo su carta, perché potrebbe essere semplice. È un qualcosa di importante che si chiede perché Agropoli deve tornare a ricevere i codici rossi, deve dare una risposta sanitaria. E deve eventualmente avere le terapie intensive. Però se non c'è tutto quello collegato che salva le vite, che serve avere la terapia intensiva? Facciamoci un cimitero, allarghiamo il cimitero che forse diamo una risposta migliore a quelle persone che, poverine col codice rosso, accederanno al pronto soccorso di Agropoli. Ecco, volevo Però... far intervenire in merito l'assessore Roberto Mutaripassi perché tu hai appena dichiarato che i soldi ci sono, ma assessore, eh, non so lei si occupa del bilancio del comune di Agropoli, non so se conosce anche il bilancio dell'ASL, è stato pubblicato anche, penso, recentemente sull'albo pretorio. insomma ci sono i soldi, quanti soldi ci sono? Insomma, se ci può dare eh, insomma, maggiori chiarimenti in merito, così facciamo conoscere anche ai nostri telespettatori quella che è l'economia della nostra ASL. Sì, beh, grazie Gianni, buonasera a tutti. Sì, Gianni, ti posso dire che, come già affermava pure il mio precedente eh, Giovanni eh, che è andato prima di me. Nella sanità i soldi ci sono. Nel, noi parliamo della nostra ASL, di, una, di un ASL molto importante, perché parliamo di un asl che gestisce una, un bilancio di quasi 2 miliardi di euro, per la precisione 1, 1 miliardo e 900 milioni. 2 miliardi? Quasi 2 miliardi di euro, quindi sul su bilancio della Regione della Sanità, che è, rappresentano sempre parliamo di 8 milioni, quindi è una, bella, è una bellissima fetta. Dell'Aslo Salerno, Salerno, Mario, sono... tu che fai il commercialista? Non ho questo dato in verità. Sono... L'Aslo Salerno gestisce, gestisce sì, una, 2 una... miliardi di euro Quasi 2 sono il 10% 1 di una 900... finanziaria un miliardo e 200 mila posso fare il. mi puoi prendere a lavorare La... quando. scusami Roberto, no, no. ogni tanto è, è, è giusto fare giusto. anche un po' di ironia, ma c'è in... di più, perché noi adesso non dimentichiamoci che stiamo in un periodo in cui Stanno per arrivare ancora altri denari per la sanità, quindi è veramente l'occasione da non perdere, da non mancare quella di riuscire a, oltre che a spendere bene e meglio i soldi che già la regione, la regione Salerno se gestisce, che abbiamo visto che non sono pochi, ma... Di, di riuscire ad approfittare di quelli che ulteriormente l'Europa darà alla, allo Stato italiano e di conseguenza alle Regioni per poter far sì che effettivamente ci sia questo potenziamento la definitiva diciamo, apertura poi del, dell'Ospedale di Acropoli. 288 milioni di euro, se, se non sbaglio, per la sanità campana, giusto? Esattamente. esattamente. Basile, dico bene? Con i PNRR. Sì, però dobbiamo, quando parliamo di 2 miliardi di euro non dobbiamo pensare che ci sono 2 miliardi di euro in una cassaforte, sono eh, stipendi, la, per la per maggior per parte, per il 70% è, sono stipendi. No, no, anzi proprio stavo completando il discorso per dire appunto parliamo di, di un bilancio di 2 milioni di euro. Ah, tra, esattamente. Di questi qua la cosa, la cosa strana oppure da sottolineare è che per quanto riguarda la voce di distribuzione di stipendi parliamo di 410 milioni di euro, quindi un, circa il 20%. Quindi il resto è tutto per i macchinari, la manutenzione, gli appalti all'esterno, eccetera eccetera. Eh, quindi, chiedo scusa assessore, ripetiamo ancora per i nostri telespettatori perché io non ho compreso bene, cioè allora, gli stipendi su, su, su un, su un di chi bilancio, lavora per l'ASL Salerno, su un bilancio di circa quasi 2 miliardi di euro. Gli stipendi, cioè nel bilancio di previsione, sono stanziate risorse per il pagamento di stipendi di circa 410 milioni di euro, quindi un, un quarto, un, un, nemmeno, ancora un poco meno del quarto dell'intera diciamo, dell somma messa a disposizione e da poter spendere poi per, diciamo, per la sanità nell'ASL Salerno 3, che ripeto è un'ASL poi importantissima perché nella nostra regione Campania il superiore a noi è soltanto l'ASL di Napoli, quindi parliamo effettivamente di, di cifre importanti. Il um, suggerimento che io, che come fosse politiche, dovremmo fare, io eh, mi, di, mi riaffaccio un po' allora, qualche, eh, come era stato detto anche nella precedente seduta, qualche cosa è stato fatto, non è stato fatto tutto, non dovremmo essere contenti di quello che è stato fatto e quindi ci dobbiamo battere di sempre di più perché effettivamente vengono realizzate tutto quello che è programmato, che è già nella programmazione. Si, eh, la problematica che sorgeva che ci è stato detto da più parti, è che eh, non si riescono ad attivare tanti servizi perché manca il personale. Io avrei casomai un suggerimento da fare. Eh, casomai nel, quando si emettono i bandi la possibilità di prevedere che eh, chi il vincitore del concorso, eh, non so, per un certo periodo di tempo che si può parlare da due a tre anni gli venga, casomai se non uso un termine forte, ma casomai negata la possibilità di poter effettuare la mobilità, la mobilità quindi spostarsi dall'Aslo di Agropoli e andare all'Aslo di Napoli. Perché, casomai, ci sono, si sono trovate in passato tante situazioni in cui i vincitori di concorso da Grove poi hanno chiesto la mobilità per spostarsi, eh, diciamo, grazie ad aver vinto questo concorso nella, eh, nel, sulla, per l'ospedale di Agrove o per l'ospedale diciamo, di Vallo Poi Lugano, poi hanno chiesto ed ottenuto facilmente la mobilità per potersi poi trasferire ad altri ospedali di più, di più grosse dimensioni e, casomai, più prestigiosi. però ecco un invito, una sollecitazione che noi potremmo fare forte e che. Nelle prossime emanazioni di bandi di reclutamento del personale la possibilità di prevedere queste diciamo, a dare la possibilità al direttore regionale che possa negare per un certo periodo di tempo la, la, la congestione della mobilità, della possibilità che quindi il medico che ha vinto il concorso di potersi spostare poi il personal trust chiarissimo bene allora è presente anche l'avvocato spinelli ha un'associazione importante sul territorio che è orizzonte onlus eh, fanno parte di queste associazioni tante, eh, tante persone tra cui persone speciali e quindi vorrei ecco anche eh, dall'avvocato spinelli un punto di vista e soprattutto anche quali sono le difficoltà che quotidianamente queste famiglie eh, anno per eh, quanto riguarda la sanità eh, nel nostro territorio. Eh, buonasera a tutti e buonasera ai telespettatori che ci stanno ascoltando. Eh, io spero di interpretare quello che è il pensiero un poco non solo dell'associazione Orizzonte che rappresento come Presidente ma anche il resto delle associazioni che eh, sono sul territorio. Eh, mi devo complimentare innanzitutto con voi per questa diretta che sta andando in onda ogni, eh, diciamo ogni settimana, spero ogni lunedì, così ci può essere un confronto diciamo, tra, eh, magari se possono intervenire anche dei cittadini sarebbe bello perché così possiamo confrontarci anche su questo annoso problema. Dell'ospedale di Agropoli. E questo l'intento. Scusami se ti interrompo, infatti ne approfitto proprio perché insomma abbiamo delle persone che ci stanno seguendo in diretta. Noi eh, teniamo alta l'attenzione e vogliamo coinvolgere tutti perché la questione ospedale non interessa solo la politica, ma soprattutto il cittadino. Quindi eh, questa trasmissione è aperta a tutti e noi cerchiamo di fare appunto un confronto per eh, trovare ecco, delle soluzioni, eh, degli spunti per andare avanti e per cercare, insomma, qualche eh, positività e risposta eh, in futuro. E io ovviamente eh, non entro nel merito perché non sono proprio un addetto ai lavori. Eh, ovviamente le mie saranno soltanto delle considerazioni, ovvero delle riflessioni, eh, per quanto riguarda effettivamente questo problema. E chi più di me che è presidente di un'associazione di ragazzi con disabilità e sono genitore di un ragazzo con sindrome di Down e noi sappiamo benissimo che i ragazzi che tu definisci, hai sempre definito ragazzi speciali, che è una parola molto bella, perché sono dei ragazzi speciali, voi non potete immaginare quello che ci danno e il fatto che questi ragazzi debbano essere depauperati di un diritto alla salute, a maggior ragione di tutti quanti gli altri cittadini. Non vogliamo fare come dire cittadini di serie A o di serie B. Eh, tutti siamo eh, adesso voglio fare l'avvocato, siamo uguali di fronte alla legge, tutti siamo uguali di fronte alle esigenze e alla tutela della nostra salute che poi è il bene essenziale. Eh, per quanto riguarda l'ospedale di Agropoli effettivamente eh, cioè non pensare che ad Agropoli manchi una struttura sanitaria di un certo livello e che sia effettivamente il pronto soccorso che poi quello che ci serve noi eh, lo abbiamo sempre detto è effettivamente questo pronto soccorso e non un, è non un primo soccorso perché eh, il primo soccorso potrebbe servire per, eh, nel caso che uno cade, cade si fa male, ci cioè sarà eh, come dire, una sbucciatura alle ginocchia, allora avrà un taglio, le cose. allora un pronto soccorso che è una cosa seria e io a tal proposito devo portare la mia testimonianza di quando, mia testimonianza diretta di quando l'ospedale di Agropoli funzionava come ospedale così come si auspica che dovrebbe funzionare. Io ho avuto un problema serio cardiologico e ringrazio Dio che se, sto, se sono qui a parlare questa sera devo ringraziare il pronto soccorso che effettivamente il reparto di cardiologia che funzionava e effettivamente poi mi hanno salvato la vita. Quindi, di quali anni parliamo, perdonami? Eh, io eh, diciamo che il problema serio l'ho avuto il primo maggio del 2011. E scusatemi se faccio una precisazione il giorno della beatificazione di Papa Vuoi che non lo dimenticherò mai. Quello è un giorno che io nella mia vita non dimenticherò. Fatta questa precisazione all'epoca, ripeto, funzionava. Ora, che dire? Eh, io dico che, e di questo gli amici che stanno qua stasera me ne possono dare atto, come me ne potete dare atto pure voi. Io credo che. L'ospedale di Agropoli non è stato chiuso con una manifestazione pubblica e l'ospedale di Agropoli credo che non sarà riaperto nemmeno con una manifestazione pubblica. Io sono stato alla manifestazione alle altre manifestazioni, sono stato anche alla manifestazione di Tommaso e eh, è stata una manifestazione che ha voluto dare un input a quella che è la problematica dell'ospedale adesso che siano mille persone o che siano diecimila persone una manifestazione credo che resti sempre fine a se stessa mi dispiace che non partecipano effettivamente, eh, effettivamente non partecipa una grossa parte del popolo agropolese e anche dei paesi limitrofi perché ovviamente eh, per portare avanti talune istanze è necessario che ci sia uno zoccolo che sia dato, effe, che sia dato dalla dalla, dalla, dalla cittadinanza. Però credo che da solo la manifestazione non possa risvegliare le coscienze di chi effettivamente si trova poi a dover far riaprire l'ospedale. Insieme alle manifestazioni, credo io, eh, ci debba essere anche eh, le istituzioni, cioè gli organi politici i quali. Devono portare la bandiera avanti, devono portare lo striscione, riapriamo l'ospedale di Agropoli perché è un bene necessario, è un bene importantissimo per la salute dei cittadini agropolesi, di tutti i cittadini, anche dei paesi limitrofi e soprattutto anche dei ragazzi disabili, i quali già hanno una patologia di per sé stessa e non dovrebbero essere aggravati da una situazione che è questa attuale. Quindi, eh, popolo agropolese eh, svegliamoci insieme ai politici grazie. Giusta precisazione Raffaella vogliamo dare un aggiornamento su quello che è accaduto dalla manifestazione di Tommaso ad oggi con eh, alcune interrogazioni mi sembra che sono state fatte Sì allora ehm, un mesetto fa più o meno insomma mi sono sentita con il consigliere regionale Attilio Pierro al quale insomma ho chiesto esplicitamente di interessarsi all'ospedale civile proprio perché è vicino alla regione Campania. E oggi è arrivata l'interrogazione del consigliere Attilio Pirro che ringrazio personalmente ovviamente eh, dobbiamo attendere eh, la eh, fatidica risposta della regione campania a quello che chiede e poi c'è stata anche eh, una una richiesta di audizione sempre in regione campania da parte del movimento 5 stelle lo scriveva proprio il 29 eh, di ottobre il consigliere sempre eh, regionale michele cammarano quindi eh, in questo momento abbiamo queste due Uh, questi due riscontri, poi insomma, ci auguriamo che anche dal sindaco della città di agropoli come insomma avete visto dalla scheda un ribadito anche nel servizio, uh, di impegnarsi per sedersi al tavolo con uh, uh, il direttore generale dell'Asra di Salerno, Mario Iervolino, perché ovviamente lui fa parte del consiglio e eh, dei sindaci, insomma, che siedono appunto con uh, Iervolino per chiedere. Eh, il documento importante di cui insomma, metteva in evidenza nella scorsa puntata il presidente del consiglio di Agropoli, Massimo Laporta, e cioè i sei posti letto di terapia intensiva che a quanto pare ecco, non sono sulla carta, sono solo eh, a voce, quindi verba volant scritta manent. E quindi per questo noi richiediamo un documento agli atti. Quindi, nell'albo pretorio dell'Asra di Salerno, bisognerà leggere un documento che attesti che all'ospedale di Agropoli sono stati assegnati sei posti di terapia intensiva. Volevamo insomma, chiederlo questa sera, ma lo faremo magari in futuro perché il Sindaco Coppola sicuramente eh, sarà presente nelle prossime settimane. Perché noi non ci fermeremo insomma, con i nostri programmi dedicati al presidio ospedaliero. Quindi per il momento, eh, questi sono stati i riscontri eh, dal punto di vista politico eh, dei consiglieri regionali della, eh, della campagna. Bene, entriamo nel vivo adesso della discussione. Prima... Mario Capo eh, non era d'accordo con la dichiarazione dell'assessore Mutali Passi. A te eh, il microfono per rispondere l'assessore. No, non sono d'accordo con Roberto solo su un punto, non sulla dichiarazione. E credo di eh, con questo punto diciamo, di dissentire totalmente. Dall'idea che sta passando che Agropoli sia rientrata nella rete dell'emergenza e che l'attuazione di questa programmazione sarà la risoluzione del problema. Io da questo messaggio, che secondo me è anche questo un equivoco, dissento totalmente perché credo che ehm, la previsione contenuta nel piano regionale ospedaliero di Agropoli come presidio di emergenza sia come dicevo prima un ulteriore equivoco, cioè ehm, Agropoli rientra formalmente nella rete dell'emergenza, ma di fatto la struttura di Agropoli non ha alcuna potenzialità e alcuna capacità di trattare i casi di urgenza. Quindi questo è un ulteriore scamotage per dire che Agropoli è rientrato nella rete dell'emergenza diciamo che di fatto è un punto di accesso alla rete dell'emergenza, ma non è un presidio di trattamento della rete dell'emergenza. Non lo sarà sulla base di questa programmazione, a meno che la programmazione non venga cambiata. È vero che bisogna attendere le attuazioni della programmazione ad del Direttore dell'ASL, ma il direttore dell'ASL dovrà conformarsi al piano che la regione Campani gli ha indicato. E Agropoli nella programmazione è un pronto soccorso in zona disagiata. Non vi dico quali sono i pronti soccorsi in zona disagiata, per cui non capisco cosa c'entra Agropoli. Perché i pronto soccorsi in zona disagiata sono quelli sulle isole, sulle montagne. Noi non siamo né in montagna né su un'isola. Deve avere una distanza dal primo pronto soccorso di almeno 90 minuti. Noi non ce l'abbiamo. Quindi tutta questa programmazione contenuta nel nell'ultimo piano ospedaliero onestamente mi sa tanto di fumo. Per cui quando dico Agropoli non è nella rete dell'emergenza, dico Agropoli non è di fatto nella rete dell'emergenza. Al di là della previsione del piano e non lo potrà essere se questo piano non verrà cambiato. Quindi, non aspettiamo l'attuazione di questo piano. Bisogna insistere per cambiare il piano del 2018, l'ultimo piano, piano ospedaliero de Luca del 2018. Perché la semplice attuazione di questo piano non risolverà il problema dell'emergenza sul territorio di Agropoli. Mi auguro che questo poi rimanga a futura memoria. Questa affermazione. La riprova che è così: la riprova che è così, ce la dà la seconda parte del piano. Nella seconda parte del piano vengono disciplinati le cosiddette reti tempo dipendenti, cioè quelle praticamente in cui le patologie in cui bisogna intervenire in un determinato lasso di tempo, altrimenti diciamo ci possono essere conseguenze. E eh, ciò che noi chiediamo, ciò che la popolazione chiede, cos'è è quello di poter avere un pronto soccorso dove trattare in tempi utili l'emergenza. In nessuna nessuna delle reti tempo dipendenti è previsto il presidio ospedaliero di Agropoli. Nessuna. Quindi ribadisco e concludo l'attuazione di questo piano sarà un'attuazione falsa. Non è questo è il piano che fa rientrare Agropoli in una rete vera di trattamento dell'emergenza. Aggiungo l'ultima cosa: essendo noi stati accorpati con Vallo della Lucania, anche questa storia del personale è una storia che dovrebbe pure finire, è un'altra diciamo, un butata per trovare una, una pezza a colori. Eh, se faccio un'osservazione da cittadino. Quale medico arriverebbe nell'ospedale di Agropoli sapendo che rispetto a quel presidio ospedaliero non c'è una programmazione? Cioè, io vengo da Napoli, mi stabilisco ad Agropoli, vado a lavorare nel pronto soccorso, chiamiamolo pronto soccorso, e poi fra sei mesi non so che succede in questo pronto soccorso. Nessun medico farebbe questo. Quindi il rifiuto o la mancata adesione da parte del personale medico e infermeristico a lavorare nell'ospedale di Agropoli, non è una causa, è l'effetto della mancata programmazione che quindi non attira all'interno del presidio le professionalità necessarie, cioè Ultima Mario cosa dice, e concludo. Se ho capito bene, io nessuno andrebbe a giocare nell'ultima squadra in classifica. Che peraltro non sai se retrocede in Serie B proprio come dire, da un momento all'altro. Cioè, no? Chi ci va a giocare? Ultima cosa e concludo. Un'altra cosa che fa oggettivamente riflettere. Dimmela è... dopo, perché il tuo tempo è scaduto. Ok, time out. Allora, quello che dice Mario, lo dicono i sindacati. Quindi anzi vi invito a invitare i sindacati di categoria. Ci abbiamo pensato già, l'abbiamo rimandata perché molti di loro insomma, lavorano a Vallo della Lucania e certo. come ben sapete allora, insomma, la situazione lì, soprattutto in presidio, è critica, quindi abbiamo evitato per il, per il Covid, Covid, insomma, quindi rimanderemo ma non mancherà, guarda, perché no, anche io sono in attesa di tante risposte. No, perché eh, giustamente i sindacati hanno sempre lamentato questa cosa, anche perché quello che non, non focalizziamo è che tu lista in Trincea in un pronto soccorso che eh, chi entra da quella porta, perché molte persone avendo saputo e aperto il pronto soccorso e vedendo scritto pronto soccorso si recono con la propria tua vettura, quindi abbiamo delle persone in trincea che si trovano in una situazione che può essere anche drammatica, ti esponi a fortissime responsabilità perché tu devi dare una risposta e quindi questo qualcosa comporta che... Uh, Agropoli sicuramente non è una destinazione appetibile. Sul discorso del piano ospedaliero io ho visto così su, su, su internet una recente intervista uh, a Picarone e lì dice tutto. Cioè, non parla di programmazione, non parla faremo questo per l'ospedale. Parla di tempistiche, parla di distanze, parla di tempi di percorrenza. quindi... Quello che dico io è, è sempre quello, cioè assenza di programmazione che ti comporta eh, la causa del disastro della struttura ospedaliera. Eh, è la causa del fatto che eh, i dipendenti, i medici, gli infermieri evitano, perché c'è la problematica di non sapere cosa vai a fare, non sapere che, quanto tempo potrai farlo, responsabilità, pericoli, quindi si evita. Certo, Assessore Potalipassi, vuoi aggiungere qualcosa prima? di chiamare poi il prossimo ospite che è Emilio Malandrino No, io volevo precisare questo sì, Mario ha fatto l'esempio di diciamo di zone di, eh, di emergenza che ha citato sono d'accordo, tipo le isole tipo la costiera marfitana o, o altre situazioni simili quando ci ha, diciamo hanno delle caratteristiche particolari per poter essere definite eh, zone di emergenza, noi eh, non dimentichiamo che noi siamo, appunto, come ha anche osservato lui, eh, siamo stati collegati con l'ospedale eh, di Vallo della Guana, quindi che è un DEA. Quindi noi eh, abbiamo tutte le potenzialità e abbiamo già la programmazione, e, e soltanto come dicevamo prima, da, da, da metterla in atto da, da, da ultimarla. E. Diciamo, questo ci si augura che, si possa, che possa avvenire quanto prima possibile. Dobbiamo anche mettere in conto un'altra cosa, Assessore, se mi permette. Noi siamo anche una cittadina turistica, come eh, in settimana insomma, mi, faceva notare qualcosa, eh, eh, mi faceva notare insomma, un cittadino di Agropoli che tra l'altro ha anche un'attività, eh, è importante per un territorio. Anche io in prima persona quando vado mi reco insomma, in vacanza in un altro paese. Eh, mi accerto insomma che eh, in quel territorio ci sia sì. un'assistenza sanitaria dedicata, ecco la nostra città è una città turistica, ci riempiamo la bocca che è una città turistica che offre tanti servizi però dal punto di vista sanitario è carente e anche questo il turista vuole, vuole una risposta sanitaria, seria e importante, quella che non c'è ad Agropoli Giovanni, eh, volevo dire due cose la prima è una che Allora, velocissimo. Allora, Agropoli è stata sempre collegata a Vallola-Lucania, non è stata mai una struttura separata da Vallola-Lucania, questa è la prima cosa. La seconda cosa che io dico, i turisti, perfetto sì, ma i turisti secondo me devono venire dopo, perché noi parliamo di diritto alla salute, non è che i cilentani devono avere un diritto alla salute intermittente che si attiva solo quando vengono i turisti. Da ultimo, Commissione Sanità. Noi abbiamo avuto un'audizione in Commissione Sanità qualche anno fa, c'era anche il sindaco Coppola, e là mi sono reso conto della percezione del Cilento per il napolicentrismo. Quando mi chiesero i numeri degli utenti, eh, del bacino d'utenza di Agropoli, io dissi 70-80 mila d'inverno, 200 300000 la risposta fu wow, il Vomero. Quindi la percezione del Cilento per il napolicentrismo è un quartiere di Napoli. Io risposi al Vomero ci sono due ospedali. Quindi penso che bisogna cambiare anche la cultura dell'interlocutore politico. Giusto per chiudere un attimo la parentesi e rispondere anche a Giovanni, io mi riferivo soprattutto a un turismo eh, a eh, 12 mesi all'anno, eh, perché noi siamo una cittadina, bravissimo, siamo una cittadina insomma, che fa turismo eh, 12 mesi all'anno, almeno così insomma, si dice in giro. Quindi, eh, per questo motivo, noi pretendiamo e, e insomma, vogliamo che il nostro territorio abbia anche un altro servizio, quello più importante, eh, appunto la, quello sanitario. Bene, allora invito qui ad accomodarsi il dottor Emilio Malandrino, un altro esponente politico che ha fatto la storia della politica agropolese con un suo intervento. Eh, la farà anche? La farà ti candiderai. Vabbè, poi dopo passiamo potrebbe farlo. Prima mai prima l'intervento sull'ospedale. Eh, prego Roberto se puoi, grazie, il microfono. Credo Buonasera solo intervento sull'ospedale perché la politica in questo momento per quanto riguarda le candidature non ci interessa, non mi, perdonatemi se faccio questa parentesi, ma uh, il programma è dedicato all'ospedale civile. Buonasera a tutti, grazie dell'invito Gianni, grazie Raffaella. Io volevo ascoltare con grande interesse gli interventi eh, diciamo, di amici, eh, ognuno ha proprio titolo eh, riguardo all'ospedale. Facevo una considerazione. Giovanni tu conosci bene anche il percorso che abbiamo fatto negli anni durante la prima e la seconda amministrazione Alfiri, io sono stato per cinque anni presidente eh, rappresentante della Commissione Sanità Agropolese. Abbiamo cercato di... Eh, lottare quando questo ospedale dal 2013 in avanti è stato chiuso e abbiamo cercato di riottenere qualcosa. Io ricordo, apprezzo le interrogazioni che vengono fatte in questo momento, ma ricordo che sono state fatte tante interrogazioni regionali all'epoca, anche durante l'ultima consigliatura regionale, interrogazioni parlamentari. Eh, però ritengo che ci sia una carenza, questa l'ho sempre sottolineata, ci sia una carenza... Lo continuo a dire, l'ho detto in diverse occasioni, sempre della politica. Noi oggi abbiamo, se facciamo una valutazione molto molto eh, razionale, abbiamo eh, un, il Sindaco di Capaccio che è un rappresentante molto influente a livello regionale, perché è consulente del Presidente della Regione. Abbiamo il sindaco di Agropoli che è uno dei quattro rappresentanti del comitato, cinque, de, cinque. dei cinque rappresentanti del comitato dei sindaci dell'Asra di Salerno. Poi abbiamo rappresentanze dei sindaci di Castellabate, eh, piuttosto che di eh, Pollica, di tanti comuni limitrofi. Io dico l'assenza di, eh, di una forza compatta insieme. Verso questo problema io la continuo a percepire, la continuo a vedere, cioè nessuno ha l'idea di organizzarsi insieme e fare una lotta forte, una lotta vera a riprendere in mano il decreto regionale e a ribaltare la situazione che oggi esiste. Perché eh, lo ha certificato la dottoressa Lampasone. Agropoli, noi lo diciamo da quando è successo e dalle 4-5 inaugurazioni farsa che ci sono state, diciamo guardate Agropoli non è un pronto soccorso, Agropoli è un pass out, il, posto di il primo soccorso fisso su un territorio di emergenza e di accettazione, cosa diversa dal pronto soccorso, il pronto soccorso è ben altra cosa, il pronto soccorso allora avrà modalità di esistere quando avrà le strutture e i reparti alle spalle. Mi dovete dire, io continuo a cercare di trovare una spiegazione, a che cosa serve la rianimazione quando non ci sono reparti alle spalle? È vero, oggi c'è la giustificazione del Covid, ma avere la rianimazione in quel presidio ospedaliero, chiamiamolo così, in quel PSAUT, in quel primo soccorso, non ha senso, sono spese inutili senza senso, perché la rianimazione è giusto che ci sia, se noi abbiamo come avevamo una, una UTIC, una cardiologia, se abbiamo un'ortopedia che opera, se abbiamo una chirurgia che opera, altrimenti che cosa serve questa rianimazione? Allora, continua a dire anche il sindaco di Capaccio, beh abbiamo fatto dei passi, abbiamo la promessa dell'iperbarica abbiamo la promessa, abbiamo il WIC Sarger, il Wick Sarger di 2 milioni di euro buttati là, chiuse, sala operatoria, ma funzionando. e quando funzioneranno, a che cosa serviranno? Ma se tutto va bene a fare un'unghia incarnita o piuttosto che un appendicite, o eh, a, togli a rimuovere un neo. Ma voglio dire, è cosa altra il pronto soccorso salvavita. Oggi io continuo a ribadire che quel tipo di presidio ospedaliero è un pericolo per la collettività, perché molti non addetti ai lavori, non noi che ne discutiamo, non conoscono la verità e immaginano di andare ad Agropoli dove trovano il pronto soccorso, trovano il pericolo, trovano un grande pericolo perché noi abbiamo episodi Quotidiani, giornalieri recenti di persone che proprio per la perdita di tempo hanno perso la vita. Intanto ecco. Però credo quindi l'azione che Io credo l'azione siano importanti sì. e noi, per questo, dobbiamo continuare a battere, come ho detto poc'anzi, per farceli insomma, attribuire, ma su carta, perché questi sei posti sì. letto, ovviamente, che sono annessi eventualmente alla eh, fatidica camera iperbarica, potranno poi sviluppare eventualmente la. Sono, sono importanti perché al Raffaella, momento non abbiamo null'altro. Raffaella, su, possono essere importanti quando avremo, quando avremo la certezza di. Poter contare anche sui reparti operativi assolutamente, così, però bisogna pagare. teniamo là, da paghiamo qualcosa. gli anestesisti, paghiamo il personale, paghiamo gli infermieri e non serve. Noi li potremo, a, a, potremo dire che sono effettivamente importanti quando ci sarà un UTIC dove la persona infartuata arriva là e poi va in rianimazione. Quando ci sarà una chirurgia, che l'operato di là passa in rianimazione, se no la rianimazione serve solamente a uno spreco di denaro pubblico, posso, a niente altro. Posso dire la mia. Allora, volevo, volevo, volevo solo concludere. Allora, ri, Ribadisco, io ritengo che un'azione una, un, un sinergica di un sindaco importante come il sindaco di Capaccio, che è rappresentante della regione Campania, molto vicino al governatore, il sindaco di Agropoli, che ha. Una, un incarico importante nella, eh, nel comitato dei sindaci dell'ASL e i sindaci del territorio sinergicamente se facessero una battaglia vera, importante giorno per giorno, quotidianamente, forse qualche risultato lo potremmo ottenere, anziché ottenere l'ennesima riapertura di un ospedale falso per, le prossime, per il prossimo appuntamento elettorale. Prego Giovanni. Allora, due cose. Innanzitutto non vorrei portare la questione sull'ospedale su un discorso quasi da campagna elettorale perché se volessimo ragionare di questo l'ospedale non è stato chiuso da un meteorite ma da un atto di uh, un, un gruppo politico di cui qui vedo dei importanti esponenti che non, stat non sono stati nemmeno ascoltati. Quindi la stessa responsabilità che oggi ha la parte del centro-sinistra ce cioè l'ha chi è illo-tempore, non ha tozzolato vicino alla spalla chi ha preso la decisione e ha detto ti devi fermare. Detto questo. I sei posti di terapia intensiva, cara Raffaella, è come se noi ragionassimo: abbiamo una catapecchia e ci mettiamo sei parabole per vedere la televisione. Non abbiamo le finestre, non abbiamo il camino, non abbiamo la cucina, però abbiamo sei belle parabole sul tetto. Però tu sai che la camera no. telepatica non può funzionare se non c'è la rianimazione. quindi... Ma non è quello il discorso, se la non rianimazione è il discorso. viene messa in sacropoli per poter allora allora, predisporre. Ascoltami. Qui bisogna fare un ragionamento molto semplice con chi deve prendere decisioni. Il problema si capisce qual è, noi non dobbiamo perdere tempo a parlare del problema. Avrei tante cose da dire sul passato, avrei tante cose da dire fino all'altro giorno di quello che è successo. Io sono abituato a non parlare tanto dei problemi, ma a trovare le soluzioni. L'unica cosa che si deve fare per cercare di portare una riapertura dell'ospedale di Agropoli è questa. Sappiate che il pronto soccorso porta deficit a livello economico nel bilancio di un ASL. Noi dobbiamo portare invece un attivo. Questo attivo come lo hai? Quei reparti. In che modo lo hai questo attivo? Andando a vedersi un attimino tutta la mobilità passiva che fa la nostra ASL verso altre regioni o altre ASL. La regione Campania paga altre regioni per prestazioni sanitarie che non vengono fatte nella nostra regione. La soluzione è questa, è a costo zero. Quante persone sentiamo che vanno a fare chemioterapia fuori o che vanno a fare altri tipi di trattamenti fuori regione, ma non che vanno nei centri specializzati, vanno in regioni, per, mi perdonino, che non stanno messi molto meglio di noi. Allora qui, secondo me, bisogna portare noi un piano di soluzione del problema, basato su questa cosa. Cara Regione, mi fornisci i dati della mobilità passiva. Chi va fuori a che cosa vai, va a curarsi? Cosa si cura? Si cura questo, questo, questo. Questi soldi da, dalla campagna vanno ad altre regioni, ci fermali. Costruiamo un qualcosa su Acropoli che possa curare i nostri concittadini con un'eccellenza sul territorio. Fatto questo, il pronto soccorso viene in automatico. Però se vogliamo fare la politica di... ci hanno dato tre posti di animazione, ci hanno dato quello che ci non serve a nulla perché non c'è programmazione e quindi porta, porta al nulla Anzi. ecco Giovanni <coughs> perdonami se ti interrompo volevo introdurre il discorso della programmazione territoriale allora eh, eh, mi riferisco naturalmente al San Luca eh, di Vallo della Lucania quindi il direttore sanitario Adriano De Vita che è stato più volte invitato a proposito direttore ti invitiamo già per la prossima settimana quindi Sai già che sei invitato, quindi da domani ti arriverà la PEC, il messaggio. Sei il benvenuto. Un attimo solo, Raffaella. E quindi volevo un attimo eh, puntare l'attenzione sulla programmazione territoriale e spostare un po' l'argomento per capire se ci sono delle criticità già dal locale per poi arrivare in regione. Perché quello che dici tu, Giovanni, secondo me è corretto però. Arrivare poi a programmare a livello regionale insomma diventa difficile se casomai non si comincia dal basso. No? E quindi sì, no, la... ti volevo soltanto dire, anzi volevo dire, visto che hai rivolto l'invito al direttore sanitario, ecco... Eh, anche perché insomma, noi poi vediamo, sentiamo insomma, che il direttore poi è presente su altre emittenti, quindi non vedo perché poi ritorniamo al covid. Insomma, quando l'abbiamo più volte invitato e, eh, e poi su, su, dopo tante sollecitazioni insomma, abbiamo strappato un'intervista telefonica. Eh, se vuole Vabbè, possiamo venire anche, no, possiamo di, venire anche di persona come fanno altri insomma, come nel suo presidio e possiamo venirla a intervistare se B. lei eventualmente non vuole recarsi qui ad Agropoli perché magari ha degli impegni importanti. In ospedale. Noi siamo disposti anche a venire in ospedale da lei, come fanno altri emittenti, e così insomma possiamo discutere. Per introdurre questa nuova argomentazione vorrei capire se dagli ospiti in sala c'è cioè Gisella Botticchio della Lega, c'è cioè il presidente Agropoli oltre. Mi fa un segno, Presidente, non so se vuole intervenire oppure no. Allora precedenza Gisella e poi. Gisella, prego. Ringraziamo. Ehm... Emilio voglio... Malandrino e o oh, resta anche perché dobbiamo dare il cambio per uh, certo okay. lo Grazie ringraziamo. Emilio. Poi dopo magari sì, può intervenire, intervenire di nuovo tu. perché abbiamo ancora qualche minuto. Gisella Buonasera. al di là delle polemiche che tra di noi insomma in settimana ci sono state, ho visto delle cose che hai scritto per quanto riguarda la mia persona. Hai scritto che ti ho tappato la bocca, voglio uh, ripeterlo in diretta. Davanti a tutti, io non, ho, io non tappo mai la bocca a nessuno, ne è dimostranza il fatto che sei di nuovo qui e voglio precisare in diretta davanti a tutti: è che l'argomento trattato da te, che volevi trattare, non era inerente per quanto riguarda la serata. Tutto qua abbiamo eh, chiarito, mi auguro, altrimenti puoi tranquillamente controbattere, io sono qui per risponderti. Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato Gianni, grazie ai telespettatori e grazie alla politica locale che vedo che finalmente dopo tre o quattro anni di battaglie in Consiglio Comunale di interrogazioni vedo che tutti adesso incominciano a parlare di ospedale. Eh, Giovanni lo ha sempre fatto eh, e tanti altri pure, però vedo tanti altri che adesso iniziano. Eh, I primi passi. Eh, l'ospedale di Agropoli è una lunga storia, però io non voglio andare al ritroso. Voglio dire: parliamo di progettazione. Cosa si può fare per l'ospedale? Parliamo di progettazione. L'ospedale, in questo momento è in zona disagiata. È Attenzione, stato... Gisela, non è in zona disagiata? Sì, sì, sì. No. Il problema è questo: che purtroppo non si conoscono a fondo i fatti. Cioè, allora, qua è stato sì, è ma, ma anche l'ASL probabilmente non sa. Fa che proprio non è più in zona disagiata, è stato dichiarato in zona disagiata, sai quando? Quando c'era la problematica della Cilentana, adesso la problematica della Cilentana sì. è stata risolta, Agropoli non è più in zona disagiata, questo lo volevo dire già prima ma lo faccio adesso, per, proprio per ribadire che anche l'Asla di Salerno dovrebbe un attimino aggiornarsi su quella che è la situazione nella città di Agropoli per quanto riguarda le eh, comunicazioni stradali. Eh, la Cilentana, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, l'ha inaugurata qualche anno fa. Insomma, è stato risolto il problema, quindi Agropoli non è più in zona disagiata. Eh, a me... Figurati, puoi ricordarlo o meno? Purtroppo è un documento del 2020, sì, no. Ma non stavo replicando a te, replicavo che... in occasione di per chiarire questa zona disagiata che non è più eh, l'ASL. Diciamo che ci marcia molto bene. Infatti, 2020 è zona disagiata e quindi loro dicono: vogliamo riorganizzare l'ospedale Agropoli, può una zona di, disagiata. Il riferimento è Vallo, quindi Agropoli diventa una costoletta di Valle, il 2020 viene De Luca, dà degli incarichi a dei medici gli organizza terapia intensiva il Covid è in atto e quindi tutto corre velocemente. Poi l'ospedale promette questa week serge due sale operatorie pronte non decolleranno mai, dei medici mi chiamano a me, mi chiamo un medico, non posso far nome, mi dice Gisella mi fai trasferire perché io sto qui, io sono un medico, ho studiato una vita, ma qui io non lavoro perché non c'è niente, non c'è un pronto soccorso, c'è appena un codice bianco. Scusami, Gisella, però che ti chiama a te per farsi trasferire eh mi no, sembra eh, un po' insolito. No, no, perché dice tu sei l'unica che parli, l'unica, la voce che si fa sentire, dice chissà, ma fai. Ho detto guarda, io non posso dare raccomandazioni del genere, posso riportare sì, perché non sono una persona insomma molto propensa alle raccomandazioni perché le raccomandazioni rimango in tema, hanno distrutto il territorio, perché andare sempre avanti, per, cioè i cittadini che si raccomandano per avere un ospedale aperto, ecco prima diceva Mutali di Pass, ci stanno miliardi di danaro fiumi di danaro pubblico, però l'ospedale di Agropoli rimane chiuso allora quello che voglio dire a Mario Capo a Michele Spinelli, a Giovanni Basila, a Mutali Pass opposizione, maggioranza, non ci sono colori, non c'è destra e sinistra, dobbiamo fare fronte comune. Io ringrazio molto Raffaella Giaccio perché veramente è apprezzabile quello che sta facendo. Però una cosa, finiamola, finiamola, lo dico alla politica: a me non mi interessa niente. Io, come sono oggi che mancano sette mesi alle elezioni, pure quattro anni fa, io ho fatto interrogazioni continue in consiglio comunale. Una volta mi è stato risposto: ti piace o no, l'ospedale è aperto. Altre volte gli interrogati erano sempre assenti, quindi si è cercato sempre di nascondersi dietro un dito. Oggi è finita, è morto un ragazzo di 15 anni dove le ambulanze, non erano, lo ripeto, non erano adeguate. Qua se ne va la vita dei cittadini, dei nostri figli, nipoti, parenti, politici, non politici quindi dobbiamo essere uniti perché non si può controllare ogni giorno oggi c'è una camera iperbarica uh che bello, tagliamo un nastro e facciamo la festa finita la camera iperbarica come diceva Mario, eh, ma là poi ci vuole il personale e mica tu una camera eh, l'ossigenoterapia lo, la fai così, ci vuole il personale specializzato per la camera iperbarica cosa ah. ne pensi della programmazione territoriale? Gisella? Allora la programmazione noi abbiamo il sindaco che eh, sta nella commissione, no, parlo Salerno quindi partendo dall'ospedale allora, la... San Luca, De Vita, insomma programma allora. insieme a Giervolino perché l'argomento che aveva appena introdotto però è allora, oh, Agropoli... andata purtroppo su un altro argomento. Eh, Agropoli si è suicidata quando ha eliminato la Salerno 3, noi siamo stati accorpati a Salerno quindi rientriamo in quel bilancio. Ovviamente il Cilento ci lendo loro come lo vedono dice, per, per abitanti noi abbiamo cioè Agropoli ma e Ma la il Cilento... programmazione territoriale ti sto chiedendo è un'altra cosa quello eh, che, che stai Eh ho capito dicendo. ma la programmazione territoriale chi ci tiene chi la vuol fare chi la fa c'è la programmazione territoriale? Al momento io ho Cosa tu. ne pensi? Dico. Io ne penso, ne penso che sono favorevole, bisogna programmare, bisogna sedersi e, Ma e pensi rio... che Adriano De Vita sta programmando bene per no, la nostra non credo. ASL? no la nostra ma non esiste proprio il nostro ospedale no fa tutto la politica si siede alla politica quando è venuto eh, l'ultima volta De Luca il 9 luglio del 2020 io sono andata lì ho messo una maglietta lo proteggevano e lo nascondevano e via perché se De Luca non aveva niente da nascondere perché non ha incontrato l'opposizione e dire ma perché io faccio normale quindi hanno sempre ma per qualcosa Ma hai chiesto un incontro con lui c'è, cioè, lo volevo incontrare, chi no, io, allo, lo chiedo in consiglio comunale. In continuazione, l'incontro in, con De Luca non si fa in mezzo. Ma, in ma incontro comunale. con De Luca, e che mi vuole incontrare? Quello si è nascosto quando è venuto a Grove. Figurati, se vuole incontrare a me. Va ma, bene. È, ma, ne, ma scusa, se non ne parlano neanche gli addetti ai lavori del posto. Figuriamoci sede, ma De Madre Luca uh, comunque, al, tanto, al momento viene a fare il pieno dei voti e comunque li prende lo stesso. Comunque a fare la programmazione sono i direttori eh, sanitari, quindi cioè, eh, la politica eh, in questo senso magari dà le strumentazioni eh, e poi magari i direttori dovrebbero attuare la programmazione. Giusto per fare una parentesi e poi eh, per darti giusto una precisazione per quanto riguarda sempre la zona disagiata, la Cilentana è stata riaperta SP 430. you <sighs> è stata aperta nel 2016 il piano ospedaliero è stato fatto nel 2018 quindi nel 2018 l'ASA ancora non sapeva che la città di Agropoli non fosse più 2020, 2020, scusami, 2020. Eh, fosse più zona disagiata, questo giusto per riportare e dare qualche dato importante così magari la, la smettiamo di utilizzare questa, eh, questa frase zona disagiata questo, che non lo questo, siamo più eh, Raffaella questo va a dimostrare proprio che non c'è programmazione e Le cose e ecco non si qua, sanno. benissimo allora eh, ha ragione Gisella quando vuole dire eh, sfondo una porta aperta nel momento in cui, eh, che ne pensi della programmazione? Ma la programmazione è la base, è, è, è il dato essenziale, è il punto di partenza per poi poter arrivare eh, laddove si vuole arrivare, insomma, ecco, senza base di programmazione, credo io, eh. E nota ancora più dolente che nonostante fossimo in zona disagiata, noi comunque non avevamo un pronto soccorso. Quindi in quegli anni davvero non so come il nostro territorio ha retto per quanto riguarda eh, il sistema sanitario, quindi l'emergenza eh, e tutte le persone insomma, che sono arrivate a valore. Perché a volte sono si, arrivate, eh, a volte si a fanno vallo. pure i miracoli. Io... Ecco. Io chiudo così, poi tolgo. Ma scusate, se il Comune di Agropoli in tanti anni di lotta che noi facciamo ha prodotto una delibera a sostegno della cardiologia, si sono seduti tutti a sostegno della cardiologia di Vallo è perché magari forse eh, veniva eh, potenziata Eboli e allora ci abbiamo difeso Vallo. Ma non hanno mai prodotto un atto per dire vogliamo l'ospedale di Agropoli. Ma voi credete che veramente vogliono l'ospedale? Io gli ospedali lo voglio i cittadini. Chi magari grazie. non può parlare si deve chiudere la bocca, grazie, quindi ora parlano perché sono in campagna elettorale. Passato giugno è tutto tace, taglieranno il nastro alla Camera Iperbarica, faranno una festa, tutti applaudiranno, tutti, tranne me sicuramente perché io per grazia di Dio sono libera, fortunata, vedi con le mani così, belle mani, pulite, Va e bene, libera. grazie Gisella. Quindi grazie e eh, buona serata a tutti. Grazie Mario Gisella, Gisella. Grazie Capo, grazie Gianni, puoi... grazie Gianni e grazie Raffaele. Grazie, grazie, grazie a te. Pì. Mario Capo voleva intervenire. No, io volevo riprendere una cosa che diceva Giovanni, che io sostengo da tanto tempo e che ancora vedo che però stenta ad affermarsi. Noi dobbiamo specializzare il presidio di Agropoli. Quando, mh, Molto come dire, insistentemente tu, Giovanni, Raffaella, ci invitate a dire non facciamo la polemica sul passato ma pensiamo a dare un contributo per il futuro. Il contributo per il futuro che do io è questo, ma credo che sia evidente a tutti. Noi abbiamo perso nel 2009, con il voto unanime del Consiglio Comunale di Agropoli, il polo oncologico provinciale cioè la più importante struttura ospedaliera della provincia di Salerno. Quello è un errore che rimarrà una macchia indelebile nella storia. Noi... No, aspetta, non sto parlando del passato, sto dicendo che se vogliamo guardare al futuro e fare qualche proposta di tipo costruttivo, dobbiamo anche guardare al passato, prendere atto degli errori e dire finora questi errori li abbiamo fatti, pensiamo a come rimediare per il futuro, perché se non ce ne accorgiamo di quello che abbiamo fatto non potremmo mai avere un percorso futuro. Va individuato, concludo velocemente ho sentito parlare dell'endocrinologia che poi è una cosa che, oggettivamente ma va individuata una destinazione specialistica dell'ospedale di Agropoli accanto alla quale nascerà un pronto soccorso degno di questo nome questo è il percorso da sostenere Molto bene. E un grazie Mario Raffaella scusami ti rubo il tuo microfono eh, Giovanni vuole intervenire se c'è il presidente del consiglio comunale si accomoda in sala, nel frattempo, Giovanni interviene allora, e una, poi una... sentiamo il presidente Massimo Laporta, Agropoli Oltre. Allora, una cosa molto veloce: il problema è stato sempre questo dualismo Vallo-Agropoli, cioè eh, Vallo che negli anni, soprattutto gli anni passati, ha centrato degli obiettivi eh, ottenendo servizi. Oggi la situazione è diversa: Agropoli ha incrementato gli abitanti e quindi si potrebbe dire come se eh, varese alle, alle strutture Milano chiudono le strutture secondo me bisognerebbe cambiare anche la mentalità della politica locale dove invece di pensare a, a puntarsi il dito bisognerebbe creare soprattutto tra i centri cittadini del Cilento parliamo dell'Alto Cilento quindi Castellabate, Agropoli, Capaccio e Vallo della Lucania un comparto che pretenda di ottenere dei servizi invece di farsi la guerra tra poveri e peccati perdere i servizi. Questo modo di ragionare della vecchia politica, a questo ha portato. Cioè io per colpire l'avversario lo depotenzio, i miei cittadini muoiono. Questo è l'esempio di quello che è successo. Lascio la parola al Presidente del Consiglio. Grazie, buonasera a tutti. Eh, mi riallaccio proprio alle tue parole Giovanni. La guerra tra poveri, dobbiamo ritornare indietro, purtroppo mi avete costretto credo che non sia costruttiva sicuramente una discussione riprendendo il passato pensiamo al presente e al futuro Mario e tutti gli amici Emilio perché ma, ma non lo cancelliamo no. allora te lo devo non, ricordare non te lo, lo devo do... ricordare non mi dispiace lo... moltissimo non ricordarlo lo perché cancellare. così Proprio non per facciamo nient'altro che polemica perché se lo cancelliamo non prego, lo costruiamo io ti prego futuro. nel 2013 il tuo gruppo politico in particolare Cirielli Squillande, avete chiuso l'ospedale di Acropoli. Ti prego. Non è la, gran... questo... allora, no, allora, non è la premesso. No, Massimo, allora, dato che mi fai un'accusa politica, non spiace, io non, non vi volevo vi vi parlare vi di polemiche, politica. Polemiche, però. Non voi, vi accavallate, non... cerchiamo di non fare polemiche, però Non, non polemiche, però. ho fatto una proposta delle proposte errate. Io mi dispiace. E allora devo venire allora, qui, allora, qui a fare il maestrino. Ma qual, è è proposta proposta errada, qual è la proposta errata? Fammi capire. dico qual è la proposta errata. Eh. Perché, nel momento che mettiamo come caposaldo il decreto ministeriale 70/2015, eh. allora, significa che non abbiamo capito nulla, questo, caro Mario. Che si, che perché perché tutto si fonda su questo benedetto decreto che non eh. ha fatto la Regione Campania, Milo Marandrino, eh. l'ha fatto il Governo centrale. Ok, allora quindi, che cosa è il decreto ministeriale 70? Non so che cosa è il 70. E eh no, e se lo voi, sai, e super... parlate di dare delle specialistiche a chi a che cosa? Ma tu non perché puoi, ma tu, ma tu non puoi pensare tu un altro percorso, E che allora dobbiamo dire che il Presidio di Agropoli non avrà un futuro, non perché è vero. economicamente non, non c'è vero, questo è il dato allora, volta, Gambi, o lo cambi o non avrà un futuro. Parlavi degli anni passati, parlavi della no. gestione di Caldoro. Non sono riuscita a uscire dal commissariamento. Oggi la regione. Quindi è uscito Cavani, sei mesi dopo Caldoro, quindi è uscita dall'amministrazione. Ma non prego. voglio fare questa allora, polemica. No, no. dobbiamo eh. parlare di dati oggettivi Ma e non. Oggettivi. Perdonatemi eh. però, Presidente, scusami, Presidente, prego. scusami Mario, io l'ho sempre detto, non andiamo al ritroso, conosciamo i fatti, li accenniamo. Mario li ha accennati ecco però ti ho stoppato perché stavi andando oltre no, non stavo andando. No, eh. ho accennati per di dire che no, se no, no, non ma facciamo tesoro È degli giusto. errori del passato, non risolviamo io il problema. Io sono d'accordo con te. Allora, bisogna solo accennare bisogna solo accennare. Io non difendo nessuno bisogna solo nessuno. accennare. Nessuno. Sì, assolutamente. L'argomentazione, allora. Presidente, perdonami, bisogna accennare. Al passato per capire dove andare nel futuro e non andare oltre non vale assolutamente perché se no annoiamo i telespettatori. Bravo, bravo. Quindi me lo dovete consentire: allora, i telespettatori vogliono delle risposte, sì, sì. non vogliono conoscere la storia che già la conoscono e già la sentono troppo spesso perché eh, spesso anche chi non ha argomenti fa propaganda e questo noi non lo vogliamo fare. Ma non era indirizzato a te, Mario? Mario, no, non essere, non essere per no ma no, non, è, non è nei tuoi Mario, confronti Mario ma se, Mario. Oh, ma non la Mario non allora, era, la, non era... Quella e la, leggiamo insieme. la prossima volta ci rivediamo qui e vediamo qual era il potere del consiglio di Acropoli di adottare quell'atto allora, deliberativo non c'era il potere, perché avete fatto una delibera di consiglio comunale su un argomento in cui non avevate allora, potere tu, non mi... Allora, tu mi porti allora, la delibera eh, mi dispiace, e mi rispondi perché Presidente, quando ci sta la delibera mi, mi dispiace ma vi devo stoppare altrimenti davvero i telespettatori i spettatori non capiscono nulla e noi non diamo un servizio pubblico importante. Dobbiamo andare avanti per quello che ci siamo preposti di fare, ovvero trovare delle soluzioni, discutere insieme e non bisticciarsi su, sui, sulla politica, su quello che è stato e quello che non è stato. Io lo cancello, Presidente. Mi perdoni il passato. Quindi vorrei con voi. Ecco, prego.: Il presente e il futuro. E se vogliamo essere costruttivi, dobbiamo tutti insieme remare dalla stessa parte è Un invito che faccio a tutti e cerco veramente di dare un punto di partenza alla discussione perché vedo che va oltre. Il decreto ministeriale 70 2015 è caposaldo di qualsiasi programmazione di tutte le regioni d'Italia. Ciò che significa che nella conferenza Stato-Regione si sono fissate le regole. Il decreto ministeriale fissa gli standard qualitativi e quantitativi, strutturali, tecnologici. Per creare un presidio ospedaliero. Nel momento che esiste un presidio ospedaliere, il piano decreto ministeriale, non il piano sanitario regionale, prevede che per avere un presidio ospedaliere il territorio deve avere da 80.000 a 150.000 abitanti. Allora il primo punto di discussione, Agropoli, tiene 80.000 abitanti, Agropoli come bacino di utenza? No. Qual è stata la fortuna del decreto nella conferenza Stato-Regioni? È stato l'escamotace, poi mi permetti Raffaella, non è perché noi adesso siamo usciti dall'area disagiata, non possiamo avvalerci di quello che è la programmazione regionale che oggi è approvata dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Assolutamente no, Massimo, non stavo dicendo questo, ma soltanto per dire che l'Asla no. probabilmente non è informata neanche su questo. No, non non è si no, si noi fa una... un dato oggettivo il decreto ministeriale che fissa gli standard, la programmazione che è stata approvata dal Ministero della Salute che grazie all'approvazione la Regione Campania è fuoriuscita dal commissariamento. Noi scherziamo, se oggi parliamo di milioni di euro, dei due famosi miliardi di euro che oggi l'ASL riesce a gestire e grazie anche a tutto quel lavoro che è stato fatto nel piano sanitario regionale sulla programmazione ospedaliere che ci ha portato ad uscire dal commissariamento. E okay. allora Quindi... vogliamo essere costruttivi, il problema l'avete centrato, il perché non si attua quello che è previsto nel piano sanitario ce lo deve spiegare Mario Iervolino e il direttore sanitario dei presidi Agropoli Vallo, dove caro Giovanni Agropoli e Vallo sono insieme, sono associati, grazie al piano, approvato. Noi da questa discussione dobbiamo andare avanti, non torniamo indietro, noi dobbiamo risolvere il problema con il direttore sanitario ci deve dire perché alcune attività specialistiche non vengono dislocate nel presidio di Agropoli aggregato a Vallo. Questa è la discussione che noi tutti dobbiamo fare Emilio, perché fare polemiche la gente è stanga. noi siamo cittadini alla pari di tutti coloro che hanno eh, speriamo mai, ma le esigenze della struttura sanitaria allora farci una continua discussione il perché, e il come Allora, chiunque abbia contezza e può mettere sul tavolo una soluzione della, eh, alla problematica, mettiamola sul tavolo non ritorniamo al passato Mario, cerchiamo che di risolvere il problema con proposte giusto un secondo io polemiche per tutta la trasmissione non ne ho fatte appena sei arrivato tu Massimo è nata la polemica quindi io polemiche non ne ho fatte, la colpa, io, è stavo, Dix, parla cioè, io, devo intervenire, io stavo parlando del futuro e parlando del futuro ho detto che alcuni errori del passato non vanno commessi perché se commettiamo gli stessi errori non avremo, a mio avviso, quello che i cittadini si aspettano in termini di risposta alla loro, al loro diritto alla salute. Io, Dico che questo ho detto all'inizio della trasmissione e lo ribadisco alla fine che questa programmazione regionale non è sufficiente per assicurare un vero diritto alla salute nell'ospedale di Agropoli. No, fammi concludere, poi mi rispondi. E se cosa che giustamente evidenzi. Il direttore generale dell'ASL è totalmente inadempiente rispetto a questa programmazione perché sono passati tre anni e non ha dato contenuto a questa programmazione, non ha dato attuazione a questa programmazione ed è giusto questo. Qualora desse attuazione a questa programmazione domani mattina comunque sarebbe una programmazione insufficiente. Io posso essere d'accordo con te. Però devi prendere come caposaldo il decreto ministeriale 70-2015 e che non è un problema della Regione Campania. È un problema dell'intera nazione Italia. Se riusciamo a capirci su questo punto, perché l'ospedale di Agropoli, facciamo fantasie se ci vogliamo immaginare un percorso di creare attività specialistiche. Le attività specialistiche oggi possono arrivare nell'ospedale di Agropoli grazie all'aggregazione con il DEA di primo livello di Vallo della Lucania. E allora, no, è come chi sta dicendo, dobbiamo partire da quello che abbiamo, da quella programmazione che abbiamo, perché in quella programmazione regionale. L'ospedale di Agropoli è aggregato a Vallo ed è giusto che attività specialistiche vengano esercitate a Vallo, oltre a quello del pronto soccorso. Benissimo, chiaro, molto chiaro, presidente, grazie. Facciamo grazie ancora voi. un giro prima di chiudere. Rimani con noi perché mi sembra che c'era Mario Pesca in sala, però... Ha avuto un problema e è andato via. Ah, ok. Quindi, vabbè, lo salutiamo. Mi dispiace, volevo farlo intervenire. Ultimo giro di boa, Giovanni Basile. Vabbè, penso che bisogna fare comparto. L'unico modo è questo qui. L'unico modo è giocarsi una partita tutti insieme, mettere da parte eh, le nostre divergenze, le nostre differenze, i nostri modi di pensare diversi. Dobbiamo... Cercare di ecco, individu individuare cosa fare e ognuno per la propria parte cercare di incidere. Se questa sera abbiamo capito che eh, c'è qualcuno che non adempie, ognuno per la propria parte, con i propri riferimenti, deve portare o quantomeno investigare o sollecitare eh, chi ha, è preposto a prendere decisioni ad assumerle. Quindi possiamo anche. Discutere, fare polemica, non abbiamo dato una, un bello spettacolo, forse per chi ci segue, però facciamo in modo che ognuno di noi, per la propria parte, possa impegnare nell'obiettivo di avere un obiettivo comune. Cosa ne pensi della gestione dell'Ospedale San Luca da parte del direttore sanitario e successivamente, insomma, Ma io a livello che più alto, Mario che, Iervolino? Io ritengo che qualcuno, quando hanno chiuso Agropoli possa aver stappato delle bottiglie pensando che era una situazione migliore, poi si è trovato un flusso che da Agropoli si è trasferito a Vallo della Lucania e Valle della Lucania sta implodendo, quindi i amici vallesi devono capire che più sarà forte Agropoli, più Vallo sarà gestibile e quando ehm, la politica incide anche nelle decisioni aziendali, eh, a volte le decisioni non vengono prese nell'interesse dell'azienda, quindi, secondo me, bisogna iniziare a attivare dei tavoli con dei riferimenti affinché si faccia un lavoro complessivo e non si parli più di Vallo e di Agropoli. Ma dobbiamo parlare di Cilento e quindi le decisioni devono essere assunte affinché il livello della risposta sanitaria deve aumentare non per Agropoli, ma per il Cilento. Eh, Avvocato Spinelli. Allora, io credo che. È finito il tempo delle polemiche. Mi trovate d'accordo eh, sul fatto che eh, non bisogna più guardare al passato. Eh, fare la polemica sterile di chi ha chiuso l'ospedale, che sia stato la sinistra o che sia stata la destra o che sia stato il centro insomma non porta più a nulla. Io credo che bisogna stare uniti, uniti tra le, tutte le istituzioni. E tu, il popolo soprattutto perché deve dare quell'impulso di base per poter arrivare all'apertura dell'ospedale perché è impensabile ripete, è impensabile che un bacino di utenza di 50.000 persone 50.000 utenti che viene quadruplicato poi d'estate possa restare senza un pronto soccorso che poi eh, ripeto, eh, la sinergia diciamo, sanitaria con Vallo della Lugania ben venga. Eh, io non, ripeto, non sono un addetto ai lavori, quindi non mi voglio dire quali possono essere le dinamiche, diciamo. però eh, se Agropoli dovesse avere una specializzazione, e questo lo dico pure eh, che con una specializzazione, caro Mario, eh, si può anche poi mettere in moto tutto l'indotto commerciale eh, perché avere, eh, ecco, la, la perdita di un polo oncologico è stata una brutta, ecco, una brutta esperienza, diciamo, perché eh, l'apertura di un polo oncologico poteva far sì che molta gente non faceva i viaggi della speranza andando al nord, chissà andando a quale parte, e, e quindi poteva venire ad Agropoli e, e Agropoli poteva essere asservita non solo al Cilento, ma un po' tutta quanta alla regione Campania e le altre, e le altre regioni. Ripeto, eh, mettiamoci insieme, pensiamo al futuro e soprattutto programmiamo tutti quanti insieme. Certo ci vuole la volontà dei politici e ci vuole anche la volontà degli operatori sanitari, dei direttori sanitari. Insomma, eh, se fossero stati qua stasera avremmo potuto avere un confronto maggiormente più diretto e potevano darci delle risposte a quelle che sono le nostre, le nostre richieste, perché in questo momento magari sono le richieste di tutti quanti gli agropolesi e dei paesi circostanti. Io vi ringrazio di avermi invitato e ho accettato ben volentieri, grazie. Grazie all'Avvocato Spinelli, voglio solo ricordare che eh, l'ospedale civile di Agropoli si avvia verso una specializzazione. Non ci dimentichiamo che all'interno dell'ospedale civile di Agropoli è stato aperto un Covid Hospital dove c'è eh, un reparto di malattie infettive. Quel reparto difficilmente andrà via dal nostro ospedale e quindi io dico da questo reparto... Cominciamo a programmare, visto che a Vallo della Lucania c'è un reparto di malattie infettive tropicali, e allora perché non pensare di spostare e ampliare quindi il reparto già esistente che è stato creato per il Covid, così da portare medici e infermieri di quel reparto ad Agropoli e dare anche respiro a quella struttura. Siamo aggregati a Vallo della Lucania, non vedo perché quel reparto debba stare lì quando noi abbiamo un reparto specializzato. Proprio per malattie infettive. Questo insomma, potrebbe essere anche l'inizio, è il pensiero di poter poi eh, continuare su questa scia, anche perché ripeto: secondo il mio punto di vista è molto. Umile, non credo che quel reparto vada via così facilmente dal nostro ospedale, ma a noi fa piacere perché almeno comincia e continua ad avere vita quell'ospedale perché dobbiamo comunque ringraziare il nostro santo Covid. Se quella struttura oggi è funzionale da questo punto di vista perché il Covid-Hospital ha dato respiro al territorio della provincia di Salerno. Nel nostro ospedale sono stati ricoverati non solo cittadini di Agropoli, questo ci tengo a precisarlo anche perché in prima persona ho riportato spesso. Delle notizie riguardo al Covid, e ho messo in evidenza il lavoro che è stato fatto durante tutto questo anno dai sanitari, dagli infermieri, dal personale OS, insomma, un lavoro immane e quindi di conseguenza tutto questo, ecco. Speriamo che possa, ci auguriamo, che possa portare a questa struttura, ecco, un futuro degno di quella di quello che è insomma eh, e di quello che è stato anche in passato così che eh, non sia stata vana questa apertura e non siano stati vani neanche i soldi spesi all'interno perché le attrezzature sono arrivate e quindi è il tempo di farle funzionare con reparti annessi. Bene, la chiusura di Mario Capo No, io mi dispiace se ho dato la sensazione di voler fare polemiche ma onestamente non è partita da me, io credo che eh, è vero Bisogna fare un'azione unitaria, mi auguro che la facciano tutti, l'azione unitaria, e che si mettano da parte anche le legittimi, i legittimi interessi di natura politica, perché oggettivamente la politica governa la sanità, così come governa tanti ambiti, siamo anche in prossimità di appuntamenti elettorali, quindi lo sforzo che bisogna fare da parte di tutti è quello di cercare di dare un contributo lasciando la sanità per quanto possibile fuori dalla contesa politica. Se questo accade credo che possiamo tutti quanti insieme davvero dare diciamo, una svolta, però eh, solo proprio due secondi, eh, io non credo, Raffaella, quello che hai detto tu sul Covid è una cosa molto giusta, però io siccome... Roberto, facciamo un lavoro particolare. Dobbiamo vedere che cosa c'è scritto sulle carte. Cioè, nel senso che finora tutto questo sulle carte non c'è scritto. È stata no, mi una mia umile idea! E, io mi, auguro, e io mi auguro di leggere una programmazione seria. Che vada nella direzione della valorizzazione del Presidio di Agropoli. No, anche perché Mario, eh, spesso insomma, abbiamo sentito che grazie alla Camera Ipergarica, grazie ai sei posti letto di terapia intensiva. Allora le dico grazie anche al nostro santo Covid Hospital, visto che gli abbiamo dato vita a questo ospedale, perché magari prima potevi fare. Eh, la radiografia fin quando c'è il radiologo oppure l'analisi del sangue o se c'è il mal di pancia insomma come abbiamo sentito nella scorsa trasmissione. Visto e considerato che abbiamo questi, questo servizio importante, allora cominciamo da questo e facciamo una programmazione seria affinché in quella struttura si possa poi continuare eh, con dei servizi veri e propri con annesso pronto soccorso, questo sia chiaro, eh? ma pronto soccorso, chiaro. grazie Raffaella. Massimo la porta in chiusura. Sì, vi, vi aggiungo una notizia che ho appreso proprio oggi l'ottavo piano dell'ospedale San Luca, eh, ci saranno lavori per 1.900.000 euro per rimodernare il reparto invettivo. Questa è una delle notizie che porterò al mio sindaco Coppola, che dovrà precipitarsi. A Salerno da Iervolino e contestare questa scelta del direttore sanitario del presidio Vallo della Lucania, Agropoli. Perché io torno a ripetere, ci, ci hanno aggregato a Vallo che Ondea e i servizi specialisti, specialistici, specialistici devono arrivare anche ad Agropoli. Quindi convieni con quello che stavo io dicendo? Io convengo allora... proprio perché siamo ospedale Covid ho detto una cosa senza neanche sapere, no, 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 te la dico perché è una notizia che ho avuto oggi: un milione e novecentomila euro. È assurdo investirlo sull'ottavo piano del San Luca e non investire ad Agropoli sul Covid-19. È un controsenso, Presidente. Questa è la follia è un'Era. Ma... Io sposo appieno che chi ci deve dare le risposte sono il direttore sanitario De Vita e il direttore generale Irvolino. Punto, il perché ce lo devono dire loro. Bene, mi hai dato lo spunto per indagare. Questa notizia non la conoscevo, quindi facciamo chiudere al nostro assessore al bilancio, Roberto Mutalipassi. Sì, allora io condivido quello che è stato detto, sono con i buoni auspici che si sono generati in quest'ultima parte della, di questa seduta. Quindi e grazie sempre per quello che fate a voi di Cilento Channel, perché ci date sprono per, affinché questa problematica venga effettivamente. Speriamo, come dicevo prima, quando prima, quando, quando prima risolta. E mi riaffaccio a quanto ho detto prima: le, le risorse ci sono. Partiamo da, da, dalla progettazione che, che adesso c'è, cerchiamo di capire, come diceva prima il Presidente del Consiglio, perché fino a questo momento non è stato attuato quello che, che è stato deciso. Un suggerimento, presso, presso la Commissione regionale, ecco, vengano, vengano interrogati i nostri direttori generali, il direttore Iervolino e il direttore De Vita, si presentino loro stesso al momento in cui qua al, presso la, la, regione, la Regione, presso la Commissione regionale e a dare qualche spiegazione. E noi da parte nostra, da, eh, da politici e eh, cittadini attivi di tutti gli acropoli ce la metteremo tutto affinché so, domani subito solleciteremo il sindaco affinché si attivi e cerchi di capire, di, diciamo come diceva prima il Presidente del Consiglio, il perché di questa scelta e di evitare che casomai in futuro non se ne faccia di questo tipo ma che l'ospedale di Acropoli venga maggiormente preso in considerazione e sia oggetto di investimenti. Grazie. Grazie Assessore, io lascio a Raffaella i saluti, anche ai nostri ospiti, insomma se li puoi salutare tu, che io sono stanco. Grazie a tutti voi, grazie a Regia, a Giaccio, come sempre, e ai nostri collaboratori che ci seguono dagli studi centrali. Grazie a Don Bruno che... Eh, con grande cortesia ci concede ogni lunedì la sala Giovanni Paolo II. Io vorrei fare anche un ringraziamento, la scorsa volta non l'ho fatto, ci tengo a farlo questa volta. Alla Protezione Civile Gruppo Comunale della città di Agropoli, sempre presente, eh, ci sta dando una mano per controllare gli ingressi e quindi il Green Pass. Grazie ragazzi per la vostra disponibilità eh, sempre insomma, per la città di Agropoli. Grazie. E ringrazio Mario Capo che insomma, questa sera ha accettato il nostro invito, grazie della tua presenza, grazie all'Avvocato uh, Spinelli, Presidente dell'Associazione Orizzonte Ollus, grazie a Giovanni Basile per la sua presenza e per aver accettato il nostro invito, grazie e ancora grazie all'assessore Roberto Mutalipassi assessore al bilancio della città di Agropoli anche per insomma, i suoi consigli preziosi grazie al presidente del consiglio comunale di Agropoli eh, Massimo Laporta ringrazio anche Emilio Malandrino Gisella Botticchio, Mario Pesca eh, c'era anche eh, Bufano eh, che eh, sia... eh, no, eccolo lì, ciao <ride> grazie per la sua presenza Grazie a Gianni Petrizzo e ovviamente grazie a tutti voi per averci seguito anche questa sera. L'appuntamento è per la prossima settimana. Ci auguriamo, e lo ribadisco ancora, magari manderemo la trasmissione, eh, il link della trasmissione via WhatsApp sia al, al, al direttore del, dell'Asra di Salerno, Iervolino, che al direttore sanitario del Presidio Agro Vallo Agropoli. Nella speranza insomma, che possano seguirla, vederla insomma, e capire che fortemente la città di Agropoli li reclama proprio in questo salotto perché vuole soltanto avere delle risposte, insomma, vuole discutere civilmente con questi rappresentanti sanitari che ovviamente eh, fanno parte del nostro eh, territorio, che prendono le decisioni per il nostro territorio. Quindi il nostro augurio, il nostro auspicio per la prossima settimana è proprio di vedere qui seduti il direttore Ierbolino e il direttore. Vita. Grazie. Io a però tutti scusami Raffaella, voglio chiudere con una polemica, la devo fare, perché abbiamo invitato tutti i gruppi politici e, e purtroppo eh, insomma, i capigruppo hanno dato sicuramente un segnale di non presenza per una serie di problemi, influenze, impegni già eh, pregressi, però evidentemente insomma, un sostituto potevano comunque... Eh, farlo partecipare. E quindi io dico eh, quando si fa politica si deve fare fino in fondo e soprattutto per quanto riguarda i problemi i problemi seri, ovvero la sanità. Al primo posto, io così eh, insomma, penso eh, che deve essere. Eh, un grazie a uno dei candidati Nino Cianciola che purtroppo non mi ha nemmeno risposto. E quindi Nino ti ringrazio comunque di non eh, aver insomma, aderito a questa iniziativa e poi ripeto il PD poteva inviare un suo eh, rappresentante il, la lista Coppola lo stesso e ancora Agropoli bene comune eh, sicuramente un, una persona poteva venire e ancora eh, idea comune potevano mandare comunque un loro rappresentante ma non perché, voglio dire, devono partecipare su Cilento Channel, assolutamente no, è perché il discorso politico deve condividere tutti, Raffaella, il discorso politico deve abbracciare tutti, altrimenti la politica è fine a se stessa. Io direi che la fate a fare io credo che invece è più giusto dire che il diritto alla salute è di tutti e quindi politica a parte, in prima persona i cittadini dovrebbero partecipare, cittadini e mi riferisco a queste persone insomma, che poi eh, ci rappresentano in politica, ecco vengono qui. Innanzitutto come persone, come cittadini, perché ovviamente ribadisco il diritto alla salute è di tutti, non è soltanto di Raffaella, di Gianni o dei presenti, ma è un problema insomma, che eh, investe tutti noi e in questo momento... È un problema serio perché la nostra città, il nostro territorio insomma, è carente, quindi eh, è, una, è un impegno che noi ci siamo presi per, eh, per rappresentare anche quelle che sono le problematiche e, e quello che viene più uh, da tanto tempo, da troppi anni, chiesto uh, da parte del popolo agropolese e non solo, perché ricordiamoci che non è solo Agropoli, ma ci sono anche tanti comuni limitrofi che orbitano attorno ad Agropoli che sono ancora più... Davvero loro sono in zona disagiata perché rispetto a noi insomma, che abbiamo una, eh, un approccio eh, veloce alla Cilentana, ecco, loro devono fare diversi minuti di macchina di strada per arrivare alla fatidica cilentana, per poi arrivare al presidio ospedaliero utile che è quello di Vallo della Lucania. Da noi ci vogliono 40 minuti, quindi da Agropoli a Vallo ci vogliono 40 minuti. Abbiamo visto quello che è successo e lo ribadisco ancora eh, dopo la tragedia insomma, che è avvenuta a Castellabate, anche lì ci sono volute un'ora e mezza per insomma, arrivare al presidio ospedaliero e quindi credo che dopo questa parentesi insomma, eh, tutti... Ecco, uh, dovrebbero sposare questa causa e, e, e portarla avanti proprio per cercare di smuovere le coscienze, quello che abbiamo anche ribadito davanti il presidio ospedaliero dopo l'ultima manifestazione pacifica che c'è stata io ringrazio tutti, mi fermo qui e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un'altra un trasmissione sempre dedicata al nostro tanto amato e voluto Grazie Mario per, per l'assist. Ospedale Civile di Agropoli. Buonasera Grazie a tutti. e buona serata.